Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti a un nuovo appuntamento della serie 12 Days of Christmas. Dei video precedenti di questa serie, se ricordate, vi ho mostrato come creare un biglietto di auguri fatto a mano partendo da un cartamodello che ho disegnato per voi. E dopo aver lavorato a quel progetto, mi è venuto in mente che avrei potuto sfruttarne una parte per creare anche delle decorazioni per l'albero di Natale super carine, super pucciose, proprio come queste. Se avete visto il biglietto, saprete che questi adorabili personaggini che tengono in mano dei pacchi di Natale sono gli stessi che ho utilizzato per il biglietto, ma in versione ingrandita e trasformati appunto in decorazioni per l'albero. Come potrete intuire, anche questa volta ho preparato un simpatico e agevole e pregiato cartamodello per voi che trovate, scaricabile gratuitamente, sul blog. Il link al post dedicato è nell'info box qui sotto, cliccando su mostra altro oppure cliccando sulla i sopra la mia testa. Quindi di nuovo un progetto facile, vi servirà soltanto il cartamodello, una stampante a colori e del cartoncino, praticamente. Se l'idea vi piace e volete saperne di più, continuate a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali, pochissimi, significante lista di materiali che vi serviranno: il cartamodello stampato su cartoncino bianco, del nastro gommato, dello scotch, delle forbici, della colla e dello spago. Come sempre iniziamo scaricando e stampando il cartamodello su cartoncino bianco. Poi ritagliamo le varie parti che lo compongono. Adesso che abbiamo tutti i dettagli pronti, possiamo procedere con l'assemblaggio. Per prima cosa incolliamo una sull'altra le due parti speculari che compongono il corpo. Poi incolliamo anche la pancia, le orecchie e il musetto. Procediamo applicando del nastro gommato sul retro del pacco regalo. E incolliamolo sul corpo in questo modo. Dopodiché aggiungiamo della colla sulle zampette e fissiamole al pacco. Prendiamo le due parti speculari che compongono la berretta, ritagliamo una porzione di spago che fungerà da gancio e fissiamola sul retro di una delle due parti utilizzando del nastro adesivo, proprio come vedete. Poi, dopo aver ritagliato sia lo scotch che lo spago in eccesso, incolliamo le due porzioni una sull'altra in questo modo. Per finire aggiungiamo il berretto sul nostro ornamento utilizzando della colla per carta. E voilà, il progetto è pronto! Ed eccole qui le nostre decorazioni per l'albero fatte a mano, pucciosissime, carinissime e pronte per essere appese al nostro alberello e dargli una marcia in più, renderlo molto più personale e caruccio e puccioso, eccole qua, ma la bellezza! In più un progetto facile, alla portata di tutti, che spero in qualche modo vi abbia ispirato e vi sia piaciuto. Se deciderete di realizzare le vostre decorazioni per l'albero fatte a mano seguendo il mio tutorial, mi raccomando, lo dico in ogni video, non dimenticatevi di mandarmi le immagini dei vostri risultati o di taggarmi nelle immagini in uno qualsiasi dei miei social network,
Trovate la lista bella bella qui sotto nella info box e cliccando su mostra altro. E cosa? E nella info box troverete anche il link al mio post dedicato con altre immagini dei pucciosissimi, delle pucciosissime decorazioni per l'albero e insieme alla lista di tutti i materiali necessari, ma soprattutto insieme al link per scaricare il cartamodello gratuito. Trovate il link al post dedicato, peraltro, come sempre, anche cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta. Direi che per oggi non c'è altro. Se questo video vi è piaciuto, io vi invito come sempre a cliccare mi piace in modo che la sottoscritta possa capirlo, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei pregevolissimi, agilissimi, simpaticissimi video di questa serie. Per oggi non c'è altro, un bacio gigante e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento della serie. Ciao amici! Wii U!